Con questa canzone finisce questa prima parte dedicata a questo percorso di 25 anni di carriera e di vita di Holly Jean Harvey. Io vi ringrazio tutti voi perché è bellissimo quando si riempiono tutte le sedie, poi vi ho visto anche molto attenti. Io sembra di no, ma vi guardo tutti, quindi attenzione. Ecco, diciamo controlla. Che in questo momento PJ Harvey è un nome consacrato della scena alternative, ma riceve anche questa volta, non solo dai colleghi come Tori Amos, come Bjork, la punta di attesta di stima, ma anche probabilmente dall'artista pop mainstream d'eccellenza che è Madonna, che comincia insomma, a dire durante le interviste promozionali di Ray of Light di aver ascoltato molto PJ Harvey e di apprezzarla. Quindi è un po' una consacrazione, no? per perlomeno nel grande pubblico. Is This Desire viene comunque molto apprezzato negli Stati Uniti, mentre la critica UK insomma è un po' più tiepida, perlomeno questa volta rispetto ai dischi precedenti. Altra cosa da dire, c'è una nomination ai Grammy Award, una ai Brit Award, e soprattutto è la prima artista donna ad avere 3 volte di seguito la nomination al Mercury Prize, quindi comunque insomma non sono cose da poco. Quindi ecco, avete visto che dalla ragazzina appunto che giocava con gli Action Man in campagna e magari in mezzo ai vitellini, agli agnelli, insomma lì del potere dei genitori che facevano il muratore e la scultrice, fino appunto a un percorso che è stato effettivamente pare un percorso molto veloce, però sono successe tante cose in questi 10 anni circa che abbiamo preso in considerazione. Quindi veramente l'acerbo esordio di Dry fino a queste sonorità, come avete ascoltato, molto più rotonde, in certo senso chiaramente degli arrangiamenti molto più curati, abbiamo visto un artista in continua evoluzione. Quindi non troverete mai un disco di PJ Harvey uguale a quello prima o a quello dopo. E al giorno d'oggi, per un artista comunque che ha iniziato in un indie, perché era in un circuito indie, che era The Light Pure, dopodiché approda all'Island Record, quindi anche una grande etichetta che si fida di lei e del suo progetto, anche la libertà che lei ha sempre avuto di poter fare la musica che voleva. Certo, abbiamo visto che ci sono stati degli stop and go, c'è stato il disco con John Parish che non ha avuto questo grande successo. Però comunque è arrivata fino ad oggi, i suoi dischi attuali hanno ancora più successo di questi che stiamo ascoltando oggi, quindi vuol dire che sono 25 anni e una carriera assolutamente fantastica a mio avviso. Poi lei, come parlavamo con Gabriele lì del pubblico, che effettivamente ascoltando Dry c'è Cat Power praticamente. Quindi vedete anche come il suo stile ha influenzato una miriade di artisti successivi, soprattutto di artiste donne, che non hanno più avuto il problema che si ponevano nel 91, in cui dovevi essere per forza schedato in un modo o in un altro, se sei alternative, se sei mainstream, se fai musica tipo i My Bloody Valentine oppure fai la cantautrice intimista. Lei è andata avanti per la propria strada ed è riuscita ad arrivare fino ad oggi con dei dischi importanti come appunto The Hope Six e Demolition Project, che sarà quasi sicuramente uno dei dischi più menzionati nelle classifiche di fine anno. Ormai siamo agli sgoccioli, quindi il prossimo mese e a gennaio aspettiamo di trovarlo molto spesso in queste liste dei preferiti dell'anno. Quindi io vi ringrazio di nuovo, la prossima settimana vi ricordo che c'è il seguito della serata con Giorgio, io magari ci scambieremo ruoli, darò un po' una mano in regia. Ecco, io ringrazio lui perché comunque è lui che cura tutta la parte tecnica delle serate, quindi le foto le scegliamo assieme. I video li mette lui e quindi comunque è sempre un lavoro di squadra. Quindi fate un applauso a lui. Grazie di nuovo, spero di avervi dato più di input, di avervi fatto venire la voglia di riascoltare alcuni dischi, magari ecco, con delle nozioni in più, con degli spunti in più, quindi è sempre un modo nuovo, un modo originale anche di riascoltare della musica che già amiamo. Grazie di nuovo.